benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Simona Branchetti, come sappiamo, conduce Morning News, il talk che in estate sostituisce Mattino 5. Mentre Federica Panicucci e Francesco Vecchi si godono le meritate vacanze estive, la Branchetti aggiorna ogni mattina i telespettatori di Canale 5. Sin qui nulla di strano. Ciò che colpisce è una notizia riportata da Dagospia in queste ultime ore. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, la Branchetti e la Panicucci proprio non si sopporterebbero. Insomma, in casa Mediaset ci sarebbe un'antipatia reciproca tra la conduttrice di Morning News e quella di Mattino 5. Ma da dove nasce questa antipatia? E soprattutto, sarà vero? E va anche vero che non si può piacere a tutti, e come in ogni ambito professionale, anche nel mondo dello spettacolo, non tutti si vanno a genio. Ebbene, secondo voci di corridoio, la Panicucci sembra non aver preso bene l'ascesa della collega in casa Mediaset. Simona Branchetti, infatti, in queste ultime stagioni, ha catturato sempre più l'attenzione del pubblico con il suo Morning News. Una sorta di scommessa vinta da Mediaset, che anni fa, durante le vacanze, mandava in onda repliche su repliche di vecchi film o serie TV. Invece, da qualche stagione a questa parte, ha deciso di sostituire Mattino 5, con un programma che costa decisamente meno e che fa ottimi ascolti. Insomma, la Panicucci deve guardarsi le spalle. La Branchetti potrebbe pure soffiargli il posto. Sarà per questo motivo che le sta antipatica? Non si sa. Quello che è certo, al momento, è che il contratto che lega Federica a Mediaset è salvo. Ci sarà ancora lei, insieme a Francesco Vecchi, alla ripresa di Mattino 5 a settembre. Nessuno stravolgimento per il talk mattutino di Canale 5, come invece è successo per altri programmi del Biscione. Basti pensare a Pomeriggio 5, dove Barbara D'Urso è stata cacciata in men che non si dica per far posto a Mirta Merlino. Senza contare un altro nuovo acquisto in casa Mediaset. Quello di Bianca Berlinguer, che diventerà uno dei volti di punta di Rete 4. Non ultimo, il clamoroso scoop che vede Cesare Buonamici, giornalista del TG5, come unica opinionista del prossimo GF VIP. Insomma, Pier Silvio Berlusconi sta mettendo in atto una vera rivoluzione, e solo il tempo ci dirà se la sua linea sarà vincente oppure no. Come accennato, Federica Panicucci si è salvata dalla sforbiciata che ha dato Pier Silvio. Almeno per il momento. Non è detto che in futuro il suo posto possa essere preso proprio da Simona Branchetti. Chissà. Cosa ne pensate? Voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!